Buongiorno e benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Leggiamo dall'Epistola ai Romani, capitolo 8, versetto 28. Tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Come Dio si occupa dei suoi. Seconda parte. Mostrai al giovane tutti i libri che avevo acquistato per lui. Era colmo di gioia e non riusciva ad articolare una parola. Allora gli dissi: Sai da dove vengo? No, dagli Stati Uniti, a 9.650 chilometri da qui. Il mio biglietto dell'aereo è costato $800. Sono atterrato nella notte e non sono riuscito a chiudere occhio. Sai perché? No, rispose il ragazzo. Adesso te lo dico. Qualche mese fa Dio ha spinto diverse persone negli Stati Uniti a darmi del denaro per un lavoro missionario. Poi mi ha fatto capire che dovevo acquistare un biglietto aereo per venire qui, dove mi trovo adesso. E questa mattina mi sono alzato presto perché dovevo incontrare proprio te e acquistare tutti i libri di cui avevi bisogno. Eccoli, tieni. Questo è l'amore di Dio. Non mi parlate di coincidenze, sarebbe una follia. Da mesi Dio aveva preparato i cuori e le circostanze di decine di persone affinché quel credente, così povero, non ripartisse a mani vuote. E se Dio ha amato quell'uomo fino a quel punto, ama altrettanto me e ama così tutti i suoi figli. Oh, se potessimo comprendere meglio quanto è meraviglioso il nostro Dio. Il nostro Dio ha in serbo per noi delle cose meravigliose, le cose che occhio non vide e che orecchie non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Prima Corinzi capitolo 2, versetto 9. Perché non dargli fiducia? Bene, che il Signore ci benedica.